Per quello video offro 3 talenti d'oro, maestà. 4, Apollonia. Ovidio era un grande poeta. Chi è costei, Romolo? L'antiquario, Apollonia da Siracusa. Gli sto vendendo i miei ultimi busti. Ma non vorrei mica svendere così per un tozzo di pane grandi poeti, pensatori, uomini politici che hanno reso illustre Roma. Mia cara, stiamo liquidando. Ricordati che quei busti sono l'unica cosa che ti ha lasciato mio padre Valentiniano. Ma mi resti sempre tu, mia cara. 3 talenti e 6 sesterzi, maestà. Prendere o lasciare? Apollonia, prenditi qualche altro busto, che poi facciamo tutto un conto. Maestà? Che vuoi ancora, tu, Tullia? L'imperatrice romana d'Oriente, Zenobia Esaurico, è qui e chiede asilo. Zenobia? Ma non era al sicuro a Costantinopoli? Nessuno è più al sicuro a questo mondo. E adesso dov'è? Ma non si sarà mica portata presso il suo camerlengo bizantino? È l'unico che sia riuscito a mettersi in salvo con lei. Il camerlengo deve restare fuori. Soltanto a queste condizioni Zenobia può entrare. Il camerlengo bizantino è troppo severo per i miei gusti. Come comanda vostra maestà. Augusto fratello imperatore. Salve. Ave augusta sorella imperatrice. Salve. Grazia invoco. Guarda cara Zenobia, che io non ho nessuna intenzione di ascoltare le certamente non poche parole che il protocollo bizantino impone a un'imperatrice in cerca d'asilo. Non vorrei fare un torto al mio camerlengo. Non l'ho fatto neanche entrare il tuo camerlengo. Oh, se è così rinuncerò in via del tutto eccezionale a recitare la formula prescritta dal cerimoniale bizantino. Sono completamente esausta. Accomodati, Zenobia. Maestà! Mio Dio! Non supplica i clerici! Io appello al suo senso di dignità. Lei non è un normale fuggiasco privato. Lei è un imperatore romano d'Oriente e come tale deve sottomettersi con gioia al cerimoniale di corte bizantino. Se proprio è necessario. È assolutamente indispensabile. Su via, non faccia arrossire il suo camerlengo. Cominciamo. Non ho mica detto di no. Allora, 3 passi indietro. Atteggiamento di dolore. Grazia invoco luna nella cupa notte del tutto. Grazia cerco. Clemenza cerco. Clemenza cerco accostandomi a te, sia che la luna e il sole. Claudia, Flavia! Sì, maestà! Buttate fuori questo camerlengo, sì, e chiudetelo nel pollaio. Protesto! Solennemente, energicamente. Ah, meno male. Quando ce l'ho d'attorno ogni mia vitalità è sepolta, seppellita sotto un tumulo di formule e regole. Devo far tutto stilisticamente corretto, mangiare, bere, camminare, parlare, far tutto stilisticamente. Oh, non ce la faccio più. Accomodati, Zenobia. Sei sicuro che il pollaio sia abbastanza robusto? Ma certo, è sicuro. Claudia, porta un coperto per Zenobia e un altro uovo. Sì, maestà. Maestà, veramente è rimasto un uovo di Domiziano. Voi avete detto che... Ma per lei andrà bene. Come comanda vostra maestà. A dire il vero, Romolo, noi siamo in guerra. I nostri 2 imperi sono in guerra fra di loro già da 7 anni ed è stato solo l'imminente pericolo dei Germani ad evitare uno scontro decisivo tra i nostri 2 eserciti. Siamo in guerra? Sì. Non ne sapevo proprio niente. Veramente? Io ti ho portato via la Dalmazia. La Dalmazia? Ma perché? Mai stata via? Devo dirti, cara Zenobia, che nell'ultimo periodo ho qualche difficoltà a seguire gli sviluppi della politica internazionale. Ma dimmi piuttosto, ma perché sei dovuta scappare da Costantinopoli? Per colpa di mia suocera Verina. Si è alleata coi Germani per cacciarmi. Davvero? Pensare che eri così d'accordo con i Germani? Romolo, in questo momento non possiamo più marciare divisi.
la nostra civiltà. Perché? La civiltà è forse qualcosa che si può salvare? Maestà, per i Gracchi, Pompeo, Scipione e Catone, offro 2 talenti e 8 sesterzi, maestà. 3 talenti, Apollonia. Ehi, va bene, ma allora prendo anche Mario e Silla. Romolo, io esigo che tu mandi via subito questa antiquaria. Ma non ce lo possiamo permettere, cara Giulia. Dobbiamo ancora pagare il becchino per voi. Non oso credere alle mie orecchie. Ah, una conflagrazione universale sta devastando il mondo e qui si continua ad andare avanti come se nulla fosse. Ma che c'entra il becchime dei polli con l'avanzata dei barbari? Qui non si è ancora compreso di quale portata sia la minaccia universale del germanesimo. È quel che dico sempre anch'io. E allora, che cosa accadrà adesso? L'azione verrà da sé. Basta trovare una concezione ideologica da opporre al motto dei Germani. Libertà e servitù della gleba. Ah, io per conto mio ne avrei uno da proporre. Dio e schiavitù. Non sono così sicuro che Dio sia dalla nostra parte. Le notizie nel merito sono estremamente vaghe. Io proporrei piuttosto un programma più concreto. Per esempio, per la pollicoltura e il giardinaggio. Romolo! I Germani stanno marciando su Roma! Quando parte il prossimo battello per Alessandria? Domattina alle 8:30, perché? Chiederò asilo all'imperatore di Etiopia, anche se talvolta penso sia meglio cadere nelle mani dei Germani che in quelle del mio camerlengo. Romolo, i Germani stanno marciando su Roma e tu sei ancora a tavola. È il privilegio degli uomini politici, mia cara. Maras, ti nomino maresciallo dell'impero. Salverò Roma, Augusto imperatore. Non ci pensare neppure. Sì, sì, non ci resta che una soluzione. La mobilitazione totale. Ma cos'è questo neologismo? È una cosa che non mi piace proprio, già dal punto di vista stilistico. No, il maresciallo ha ragione. Armati globalmente. È una cosa che capiscono tutti. La guerra è sempre stata un delitto, fin dal primo giorno in cui fu inventata la prima clava. Se adesso ci mettiamo anche la mobilitazione totale, diventa addirittura una follia. Mares, ti metto a disposizione i 50 uomini della mia guardia. 50 uomini? Ma Seudoadria ha un esercito di 100.000 germani.